ciao Tose, ciao Putei e ciao Putee. Benvenute sul mio canale. E ora questo video fa dire che è un video che ora inventata, anzi ha avuto idea mia amica Caterina Casena Bergamasca, di fare un video sui dialetti d'Italia. Ora, mi sono padovana, quindi il mio dialetto è padovano, anche se è tanti anni che non parlo, cioè o parlo poco, parlo quando che vado a mia mare, che come sorea, come zio, come zia, se no d'altro non si che parlo dialetto qua no, perché se no chissà che mi capisce. Qua è dalla piemontese, in piemontese meno ho capisco. No, cioè non è che non ho capisco, solo che non sono buona a parlarlo. Il gara è un modo di mettere la lingua, un modo tutto strano, tutto particolare, che non capisco un c. Allora, ho capisco, ma non sono buona a parlarlo, e tante parole non ho capisco, insomma, capi capio. Quindi, quando che vado da mia madre, ad esempio, che vado a fare la spesa, che vado dal beccaro, che vado dal fruttarolo, e di solito mi parlo italiano, perché la maggior parte dell'anno sono qua, in Piemonte, e quando che vado sul Veneto, mi viene più facile parlare italiano, e ora parlo italiano, ma il mio vado mai, perché lei parla tutti Veneto. Qua, là, il dialetto veneto, è proprio tanto sentito, tanto parlato. Quindi, quando tre sulle sue botteghe, gli parla tutti veneto. Quindi, vedere una che viene da fuori, che parla italiano, se sia straniera, anche se sono nata là. Comunque, dai, sta roba è anche simpatica. Ecco cosa che voglio dire, una roba importante. Ma tutti i tosi e tose che anche a scuola, quando ti va a scuola che si porta via un pomo, quando che mangia il pomo, non stai a buttare scataron per terra. Dai, è brutto vedere tutti questi scataroni per terra, no? Buteo da un'altra parte, buteo se lo mettevo su un tocco di carta, buteo via, buteo sul cestino, sul cestone, sulla cesta, sul cassettone, dove che vuoi. Ma no, per terra, a volte trovi vedi tutti questi scataroni per terra, ma trovati, ma no. Ah, vuoi dire anche un'altra roba, vuoi fare una roba simpatica, un scioglilingua, in Veneto. È già difficile farlo in italiano, il scioglilingua. Se ti metti a farlo anche in dialetto, è ancora più difficile. Ma se da quando che sono piccola che lo dico, quindi mi viene anche facile, al massimo metterò a traduzione. Magari qualcuno che non sarà, tanti altri non saranno neanche che roba che sia, però dai il viso. Wow! E ora, come siamo? Ti che ti tacchi tacchi, ne tacchi ti tacchi a me, mi nonno ti tacchi tacchi a te, ti tacchi ti tacchi tu. Cioè, detto così, sembra facile, ma sembra e pare. Detto così pare facile, ma non è facile, anzi, è abbastanza difficile da dire. Con questo, dai, con questo video piccoletto, concludo. Dicendovi che mi raccomando di struccare sto bottone e sta campanella, che non altri youtuber che ti nemo che strucca il bottone, così veniva tutte le notifiche dei video nuovi che fanno, perché non altri youtuber siamo un poco non gasai no, però che ti nemo che gli amici, i nostri tosati vengono a vedere quello che si deve fare, perché non altri che mettiamo tanto impegno per fare queste robe. Quindi ora strucca il bottone, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale, se avete gente nuova che viene a vedere, strucca il bottone e iscrivetevi al canale, che è sempre bene, ve divertirete, code insieme come me, comunque che viene tante, e con questo vi saluto, vi do un grosso bacio sulla fronte, o su Masea, dove che qui? Su Masea, dai, vi do un bacio su Masea e ciao al prossimo video, veni a vedere il prossimo video, mi raccomando, non da sé né da sola, che vi tengo tanto 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 a voi altri. Ciao!